Laudetur Iesus Christus. Carissimi figlioli presenti oggi in cappella Domina Nostra e quanti ci seguite attraverso Radio Domina. Oggi è la penultima domenica del tempo liturgico di Avvento. Sappiamo che le settimane di Avvento sono quattro, siamo giunti alla terza domenica, quindi manca pochissimo a Natale. Mancano ormai pochi giorni al Natale. Questa settimana entrante inizia l'altra grande novena di dicembre, la prima estate dell'Immacolata, giovedì mi pare che sia, inizia la novena di Gesù Bambino. Quindi ci stiamo preparando, ormai ci siamo. E allora ecco che oggi io sono come un confetto, dicevo scherzosamente in sacrestia, il colore rosa è un colore insolito, vero? Non sta poi così male, però è un colore insolito, si usa due volte soltanto l'anno, e cioè la terza domenica di Avvento, come oggi, che si chiama Domenica Gaudete. L'invitatorio della antifona d'ingresso, no? Gioite, quindi la domenica della gioia. E poi si userà un'altra volta ancora, solo due volte, domenica quarta di Quaresima, la domenica letare, che significa la letizia, quella della gioia perché si avvicina Natale, quella della letizia perché poi si avvicinerà la Pasqua, le due grandi feste principali della nostra fede cristiana: il Natale, la nascita di Gesù, la Pasqua, la morte, la passione, la morte e la risurrezione. Sono allora due domeniche, questa e quella di Quaresima, che ci invitano alla gioia e alla letizia. E realmente dobbiamo gioire di quella gioia, però, che non è, come ora vedremo con la storia di Giovanni Battista, esterna, non è la gioia delle hostess, no? O di quelli che stanno i programmi televisivi. Mettono, e poi è capitato qualche volta, pensano che le telecamere siano spente, è una gioia finta quella che vi mostrano tante volte in TV o in giro. La vera gioia è quella del cuore, qui sta la gioia. E se oggi le persone sono tristi, le persone sono insoddisfatte, nervose, depresse, angosciate, è perché qui non trovano la gioia. La gioia non la trovi facendo il viaggio alle Seychelles o non so che cos'altro, nell'acquisto dell'ultimo prodotto tecnologico da regalare a Natale, ammesso che sopravvivi al traffico. Non è la gioia esterna a noi. Giovani, capitelo per tempo questo, perché siete le vere vittime di questo sistema ateo e materialista. La vera gioia non sarà mai fuori di noi, mai. Non cercatela fuori, la gioia non c'è, non esiste la gioia fuori di noi. La gioia vera è dentro di noi. Se non ce l'hai nel cuore, neanche se un papà gli portano per la prima volta il suo bambino appena nato, gioirà. Se non hai il cuore con Dio, se il cuore inquieto, non c'è nessuna cosa che ti fa gioioso. Allora dobbiamo chiedere che nel nostro cuore ci sia la gioia. Figlioli cari, non permettete questo furto impunito, che vi rubino la gioia. Chi ce la ruba la gioia? La gioia ce la ruba anzitutto Satana, quando ci tenta e ci induce al peccato, e allora perdiamo col peccato mortale la gioia. La gioia ce la toglie il mondo con il fascino delle cose terrene, come potente negli adolescenti e nelle adolescenti, tredicenni, quindicenni, ventenni, il richiamo del mondo, il vivere secondo il mondo. Ieri sera, dopo la bella catechesi che spero abbiate seguito, con cui ho concluso la storia di Ghedi Bonate, poi sono andato a casa per rilassarmi un po', acceso la TV, Il Grande Fratello. Ho detto, ma guarda, non c'è epidemia che tenga qui. Lì non c'è, perché sono tutti ancora a Piazza di Spagna. E non ci sono i coronavirus. Ma vedere queste donne come vestono, anche avanti negli anni, come parlano, no? E i giovani seguono quei modelli lì, ma qua non c'è la gioia. Là non c'è la gioia, non è il mondo che ti dà la gioia, non è se vai in discoteca, se metti la minigonna, se bevi il bicchiere di birra, se fai le tue avventure che trovi la gioia. Anzi,
La gioia la trovi incontrando Gesù. E sin tanto che si penserà che questo è uno slogan, la gente sarà triste. Lo vediamo. Questa società è opulenta, ma è triste. È triste. È bastato un coronavirus per gettare la gente nel panico. Perché se non c'è Gesù, la vita perde significato. Io non so voi, io la mattina quando ancora è buio mi devo alzare dal letto, punto la sveglia 10 minuti prima di alzarmi. Io non ce la faccio ad alzarmi subito ormai. E si vede che vado avanti negli anni, eh. Prima mi ricordo scattavo via dal letto. Allora, però è ancora buio. Poi in questi giorni è sembrato di stare al polo artico, non so se siete d'accordo qui da noi, svegliarsi che è buio fitto e piove a dirotto, cioè ti viene voglia di tornartene a letto, no? Perché non lo fai? E perché se non lo fai non sei triste ma affronti nonostante tutto la giornata con fiducia? Perché poi tu, io busso alla porta del mio cuore, ehi Gesù ci sei? Sì, sono qui, ok, andiamo avanti. Capito? È il cuore, come la lampada di Aladino, che sfregi la lampada e esce fuori Aladino, che realizza i tuoi sogni, no? Vi ricordate? Ecco, il tuo cuore è come la lampada di Aladino, lo tocchi e senti Gesù. Se senti Gesù nel tuo cuore, hai la gioia, hai la gioia. La gioia vera, che non è appunto quella esibita. Non è che, mi ricordo che una volta, 2 anni fa, ebbi un colpo tremendo alla colonna vertebrale, non mi potevo muovere. Ma sapete voi, poi non è più venuto. E c'è stata una persona che mi ha detto, lei non è credibile. Perché? Perché non gioisce. Ma guarda questo, ho detto. Ma guardalo, com'è facile parlare per gli altri, no? È sempre facile parlare per gli altri. Lei non è credibile perché dice che dobbiamo stare nella gioia. Allora lei che fa, si lamenta. Ma scusate, ma non è che essere nella gioia significa essere marziani o non sentire il dolore, capito? Non è quello il punto. Ci sono momenti nei quali in viso anche io sono contratto, anche io soffro. Però nessuno e niente mi ruberà questa gioia, perché io faccio così e c'è Gesù, capito? E quando, perché c'è uno spazio. Guardate, i santi, i mistici, i padri della Chiesa si sono interrogati se questo spazio è fisico o spirituale. Però ve lo dico io intanto. Dicono i santi, i mistici, che noi abbiamo dentro il nostro cuore uno spazio. Uno spazio inviolabile, come il Sancta Sanctorum del Tempio di Gerusalemme, o se volete come il rovetto ardente. Ed è incancellabile questo spazio. Bene, innamorati, va bene? Innamorati del tuo uomo, il tuo uomo, per quanto ti amerà, non potrà mai, per permissione divina, arrivare dentro quello spazio profondo dove tu invece vorresti essere raggiunto. Non so, sto facendo un discorso importante, Anche tu, marito, che ti innamori, bene, la moglie non si aspetti mai che il marito arrivi fino nella profondità del suo cuore, capito? Perché c'è una profondità del cuore che né il papà, né la mamma, né il fratello, né la sorella, né la moglie, né il marito, né il figlio, né la figlia può raggiungere. E quando in quella profondità che appartiene a Dio, tu col peccato, vivendo per il mondo, non c'è Dio, sei triste. Non ti senti capito, vai dallo psicologo, la tua vita è fallita, non ce la faccio più, ma che ci campo a fare, no? Perché quella dimensione interiore, per me è anche fisica, per me è anche un mistero grande che forse Dio permette che non venga esplorato del tutto. C'è un punto di convergenza tra la dimensione fisica del cuore e quella spirituale. Comunque sono discorsi profondi e c'è questa parte di noi che appartiene solo a Dio. Quando tu, perché c'è una solitudine interiore che non va vissuta con paura, capito? Non so se riesco, in fondo, quando siamo nati, era un affare solitario. E quando moriremo, potremo avere attorno a noi tutte le persone a noi care. Sarà comunque sempre un affare solitario. Nasciamo da soli e moriamo da soli. E non è un castigo, è una grazia per dire che è Dio che vuole quella parte di te. E chi durante la vita ha camminato con Lui è nella gioia. Capito? È nella gioia. E quello che spegne la gioia è il peccato mortale. Non c'è dubbio. Perché il peccato mortale scalza via dal tuo cuore Gesù.
E quindi quando non c'è Gesù è evidente che non c'è la gioia. Ma non solo Gesù. A me, io parlo del mio cuore che è abbastanza grande, poi vedetevela voi. Ci può essere spazio, se volete, e la gioia allora diventa realmente tale in termini di conduzione dell'esistenza. Cioè c'ha i momenti difficili, però poi di te si ricorderanno sempre che andavi avanti e che eri solare. Questo è il messaggio, capito? Se decidi di essere anche in mezzo a noi, ci sono persone, io potrei descrivervi come siete messi da qui guardandovi in viso. Alcuni sono nell'ombra totale qui dentro, nel buio più profondo, fanno finta di niente, ma si vede a distanza, proprio visi cadaverici ci sono qui da noi. E invece ci sono persone, non ti voltare, parlo di te. E invece ci sono in mezzo a noi volti luminosi. Io per esempio vedo che quando vi faccio sorridere i demoni fanno così, si allontanano dalle vostre menti. Ora parliamo di questo. Allora, stavo dicendo che si tratta questo di una esistenza condotta con grinta. Questa è la gioia. La gioia è un termine che ha molte declinazioni. Le volete sentire? Determinazione. Ce la farò. Non mi piegherò. Non so se... Non le puoi dire queste cose se non sei nella gioia. Se sei triste non le dici, giusto? Siete d'accordo? Quindi la gioia non è il sentimento fatuo, effimero che il mondo propone. La gioia è, attenti bene, visto che oggi ci viene raccomandato, San Paolo dice gioite, siate nel... La gioia è conduzione della vita, direzione esistenziale, programmazione di vita. Significa vado avanti, non mi piego, nessuno mi ferma perché ho Dio con me. Questa è la gioia, non quella sorella. Capito? Che poi ci vuole anche quel momento lì, e questo i santi ce lo insegnano. I santi più soffrivano e più erano nella gioia. Non so il cielo come ragiona, ma mi piace proprio per quello. Ieri sera, per esempio, per chi ha seguito la catechesi sulle apparizioni ieri Bonate, la Madonna si è accomiata da Adelaide dicendole: piccola martire, avrai un grande martirio, ma accettalo con gioia il cielo, no? E allora i santi erano nella gioia, capito? Perché la gioia è anche un'arma. Pensate bene a quello che succede. Quindi, primo, abbiamo detto che la gioia consiste nell'avere Gesù nel cuore. Secondo, abbiamo detto che però la gioia non è un sentimento effimero, esterno, è la conduzione di vita, è l'orientamento esistenziale in Dio. Non so se questo messaggio è chiaro. Terzo, la gioia è un'arma. È un'arma? Sì, è un'arma. In che senso? Ah, è un'arma contro i demoni. Voi sapete che Satana non può mai essere nella gioia, è sarcastico. Capito? È sarcastico, ma è un'altra cosa il sarcasmo dalla gioia. E lui, il diavolo, ha, e questo gli esorcisti lo confermano, ha delle legioni di demoni, che sono i demoni, attenti bene, della tristezza e dello scoraggiamento. E quanti ce ne sono in giro, solo il Padre Eterno lo sa. Ora, questi demoni lavorano non sul cuore, ma sulla mente, ti mettono dinanzi quei pensieri: hai visto? Sei un fallito, hai visto? Ti va tutto male, hai visto? Scoraggiati, lasciati andare, chi te lo fa fare? Ma perché campi? E te pensi che sei te che lo pensi, invece non sei tu, sono i demoni, vanno combattuti, e questo ce lo insegnano i santi. Come? Con la gioia e un'arma. Guardate, io l'ho provato nella mia vita. L'allegria scaccia diavoli, capito? L'allegria scaccia. Per questo Don Bosco voleva che i suoi giovani stessero sempre allegri. San Filippo Neri era il santo della gioia, perché le pigliava. Padre Pio si divertiva con la gente, li pigliava in giro, e loro non si accorgevano. Quando gli si presentavano queste pie donne tutte compunte che volevano soffrire per Gesù, Padre Pio, che stava in croce, le pigliava in giro. Le pigliava in giro, ma attenzione, le pigliava in giro, ma anche mamma mia, sapersi prendere in giro, scusate, non è argomento per voi, sapersi prendere in giro. Dice Benedetto XVI che gli angeli volano perché non si prendono troppo sul serio. Quanto è vero questo? I bambini si prendono sul serio, giocano,
Per dire, Miriam, ma tu sei grande? Sì, sono grande. Ma lo dice perché si prende sul serio o perché sta giocando? Sta giocando, i bambini giocano. Per questo ci attraggono i bambini. Perché noi invece siamo vecchi, nel cuore e nella mente. Ci prendiamo sul serio. E poi indossiamo le maschere, dobbiamo sempre mostrare di noi chissà che. E c'è gente che si tormenta la mente dal mattino quando si alza, la sera quando va a letto. Ma stai nella gioia, vincilo con la gioia. Stai allegro. Stai allegro. E i demoni se ne vanno. Perché diceva Sant'Agostino che la gioia è come il laccio del cane. Che fa il cane quando è legato, no? La catena, c'è il cane con la catena, no? A me mi è successo una volta, stavo camminando, un cane, un Rottweiler, mi stava venendo addosso, però giusto appunto, ero alla distanza giusta, per cui si è fermato proprio così mostrando i denti, perché la catena era ormai giunta tutta la disponibilità. Ecco, il diavolo con voi fa così, diventa aggressivo. Ma se voi gli rispondete non piangendovi addosso, non lamentandovi, non gettandovi a terra, ma rispondete con la gioia, col desiderio di vivere, con la voglia di godere la vita secondo Dio, il diavolo si ferma un passo. Lo dice Sant'Agostino, non vi può raggiungere. È importante. Vedete quelle cose che stiamo dicendo? È importante. Non perdetele di vista le cose che stiamo dicendo. Direzione della vita, arma contro Satana, la presenza di Gesù in noi. Ma c'è un quarto elemento. Però vogliamo ripetervi di nuovo prima tutti e tre i primi. Primo, a gioia chi c'ha? Gesù nel cuore. Secondo, la gioia è una direzione di vita. Quindi non significa sempre stare allegri, si piange anche. Stamattina, prima di venire qui, sono rimasto molto colpito perché... Non me l'abbiate a male se vi dico quello che sto per dirvi. Mi piace in alcuni momenti su YouTube seguirmi, non me l'abbiate a male, vi prego, perché conosco il piccolo resto. Seguirmi le liturgie del patriarca di Mosca. Me le seguo quasi tutte. Ma proprio di lui, il patriarca Kirill. Siccome qui a Roma abbiamo il Papa prigioniero che non parla e non si mostra, e quell'altro siamo al spettacolo, io che sono prete serio ho bisogno di attingere da qualche parte. Non me l'abbiate a male, non sto dicendo di andarcene nella chiesa russa, perché ora scriveranno questo alcuni. Sto dicendo che ho bisogno di attingere. E mi piace, su YouTube c'è proprio il sito del patriarcato di Mosca. Ma che liturgie, ma che celebrazioni, che solennità. Che solennità c'è in quella liturgia. Incredibile. Mosca, che l'aveva persa, sta conservando la fede. E Roma è ridotta alla non so dire, ai pagliacci e ai clown. E stamattina prima di qui mi ha colpito molto una cosa. C'era un coro di donne, giovani ragazze che cantavano i canti questi molto belli, gli inni russi, e c'era il patriarca Kirill, si chiama così, il papa di Mosca, che stava incensando l'altare e piangeva. Mi ha scosso questa cosa, mi ha scosso. Piangeva, ma piangeva il patriarca, il papa, non con le smorfie, le lacrime, sapete, è diverso. Perché quando piangi senza smorfie, il pianto è dono dello Spirito Santo. Se ci sono le smorfie, è un pianto umano che ci sta, che ti sfoghi, che ti liberi, eccetera. Ma un'altra cosa è avere visto il patriarca Kirill di Mosca piangere mentre officia il divino, la divina liturgia e dentro l'iconostasi sta incensando. Andate a guardarvi queste mani. È lì che incensa, loro incensano con una sola mano, così, e piange. Il Papa di Mosca piange, perché, come si può dire, si vede proprio coinvolto. E noi qui a Roma invece piangiamo per altro. Avete visto in Occidente come va? A Mosca non lo permetterebbero mai. La Madonna viene profanata. Ogni anno a Natale Satana si scatena. Avete visto l'immagine blasfema, barbara? Questa Europa è un'Europa barbara.
Questa è un'Europa nella quale io non mi riconosco. È un'Europa della quale non mi vanto di far parte. Europa anticristiana, barbara. Europa satanica. L'immagine che circola della Madonna con la barba, il transessuale, che cosa significa quella immagine lì? Le famiglie allargate. Però nel frattempo la von der Leyen dice non bisogna dire Buon Natale e non bisogna dare il nome di Marco, Matteo, Pietro e Maria per non urtare le altre religioni. Ma il cristianesimo sì, il cattolicesimo sì, la Madonna sì, i crocifissi togliamoli. Capito? Capito come funziona in Occidente? Lì piange il patriarca per la solennità. Che noi non abbiamo più, che cosa è diventata questa liturgia? Ma voi credete che sia solo perché la fanno in unione con Papa Francesco o perché invocano la rugiada? L'hanno capito da quella parte come sono ridotti o no? Qual è questo Padre nostro che dice non ci abbandonare nella tentazione? Non c'è nel testo sacro, se lo sono inventato. Che liturgia, i preti che entrano con le barche, le chiese trasformate in osterie, con il cosiddetto Papa Francesco seduto con gli infedeli, perché lui ha il gusto di profanare, è profanatore per antonomasia, Bergoglio. Le chiese ridotte a osterie, figlioli cari, che momento che vive Roma, la Chiesa di Roma. Capito? I calzini posati sulle acque santiere degli infedeli e poi Pachamama. Oggi è la Madonna di Guadalupe, 12 dicembre. Noi non sappiamo neanche che cosa sta avvenendo esattamente lì, perché è impossibile descriverlo. La Virgen Morenita, che viene proprio per scalzar via i culti idolatrici di Pachamama, che in tutta l'America Latina con nomi diversi regnava. La Madonna viene e dice: io sono la madre del Santissimo Dio. Capito? E in Vaticano, ve l'ho mostrato ieri sera, perché queste immagini vanno sempre memorizzate, Bergoglio adora, perché si inchina e fa adorare nei giardini vaticani Pachamama. Forse il nostro fratello Kirill starà piangendo perché vede Roma ridotta così? Lo possiamo escludere? Non lo possiamo escludere. Questo sarà il vero ecumenismo. L'Oriente darà l'aiuto necessario a Roma per tirarsi fuori da questa roba. Che roba che stiamo. È l'anticristo in mezzo a noi, proprio, è l'anticristo in mezzo a noi. E poi vedi il patriarca Kirill che celebra e piange, ripeto, ma è il pianto di chi è immerso nel mistero di Dio. Allora volevo concludere, c'è un quarto elemento per vivere la gioia, visto che ci prepariamo a Natale. Se voi leggete i Vangeli dell'infanzia, domani dovrebbero arrivare i libri finalmente disponibili, si è fatto carne, quello che ho scritto io. Vorrei proprio che lo prendeste e ve lo leggeste, anche se io lo commenterò, perché il Natale oggi viene proposto ormai in versione Raneriana modernista. La stella cometa non esiste, se l'è inventata Matteo. Ah, vediamo, allora i re magi non esistono, se li è inventati Matteo. Ah, e gli angeli che cantano gloria a Dio nell'alto dei cieli non esistono, se li è inventati Luca. Ma la Madonna ha partorito? Forse sì. E dove? Non lo sappiamo. Ma e come ha partorito? Beh, con San Giuseppe, suo marito. Questi sono i commenti e molte volte le prediche che si sentono nella falsa chiesa. Allora io ho voluto ricondurvi a prima di ciò che c'era quando Runner e la falsa chiesa si è avanzata. Leggetevelo questo libro, lo mediterete, ci sono anche i mistici. Ecco, è una delle caratteristiche fondamentali del Vangelo e dell'infanzia, è la gioia. Cosa dice l'angelo Gabriele? Facciamo un po' una sintesi. Cosa dice l'angelo Gabriele a Maria? Rallegra, vi ricordate che noi diciamo Ave, si può dire Ave, dice Benedetto XVI, ma c'è l'appello alla gioia. Cosa dicono gli angeli quando nasce Gesù? Vi annunzio grande gioia. Cosa dice Elisabetta quando Maria va in casa sua e tiene il bambino Giovanni Battista nel grembo?
Il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Cosa provano i pastori quando trovano Gesù nella mangiatoia? Gioia. Cosa provano i re magi quando, seguendo la stella cometa, arrivano a Betlemme e trovano Maria col bambino? Dice il Vangelo di Matteo, provarono una grandissima gioia. Come vedete, il tema della gioia è come un panda fata, panda la fil rouge a tutti i Vangeli, a tutto il Vangelo dell'infanzia. E allora, quindi, la quarta componente della gioia è, il primo è avere Gesù nel cuore, il secondo è un orientamento di vita, il terzo è come? L'arma contro il diavolo. La quarta è avere Maria, se c'è spazio. Avere Maria nel cuore. Amare la Madonna è motivo di gioia. Sì, è così, figlioli cari. Amare la Madonna è motivo di gioia. Quando la Madonna dice a Juan Diego, il veggente di Guadalupe, visto che c'è la festa, vai dal vescovo e vagli a dire che mi costruisca qui una cappella. Lui va, il vescovo lo fa aspettare perché è un indio e non poi lo riceve malamente. E allora lui dice no, si scoraggia, questa non è roba per me. Non è roba per me. E se ne va. L'indomani passa di nuovo lì, la Madonna gli dice, e lui non vuole passare, la Madonna lo chiama Juan Dieguito. E poi lo chiama così. La Madonna, guardate che è incredibile, gli dà i baci a quella lì, ad Adelaide, e a Juan Diego lo chiama Juanito mio. Si è inventato il nomignolo, come si fa tra innamorati, come fa la mamma coi figli o l'innamorata con l'innamorato. Juanito mio. Cosa c'è? Cos'hai che ti turba? Hai forse paura che il vescovo non ti crede? Non sto Joachim, che soi tu madre? Questo è scritto all'ingresso del santuario di Guadalupe, rimasi incantato quando lo lesi. Non ci sono forse qui io, che sono tua madre? Cosa temi? Di cosa hai paura? Questo è quello che la Madonna dice a ognuno di noi in questi tempi di presunta pandemia, in cui tanti stanno perdendo il lavoro. Non sto qui io che sono tua madre. Di cosa hai paura? Sappiamo com'è andata poi, che il quadro si rappresenta attraverso il mantello. La Madonna dice raccogli dei fiori e portali al vescovo. Lui prende questi fiori che tra l'altro a dicembre lì non c'erano. Non c'è la possibilità, ma lui li trova, li mette, non sa dove metterli, si toglie il mantellino che usavano gli indios e lo mette lì dentro il mazzo di fiori e va dal vescovo e deve fare anticamera. Finalmente lui dice, che cosa vuole questo qui? Fatelo entrare, dice il collaboratore. Il collaboratore un po' in maniera sprezzante lo fanno entrare. Dice, padre, mi ha mandato la signora, la Madonna, mi ha detto di portarle questo omaggio. Non c'erano più i fiori. Ma sul mantello di Juanito si era impressa miracolosamente l'immagine della Madonna. Padre Amort la teneva nel suo ufficio e diceva, è la fotografia, quale immagine? La fotografia della Madonna. E hanno fatto degli studi sull'immagine, ci sono cose tanto importanti da sapere che non ho il tempo di approfondire, io ho fatto delle catechesi su quello. Per esempio, nelle pupille della Madonna è rappresentato in sequenza il momento in cui si vede il vescovo che si rimane stupito e Juan Diego in ginocchio negli occhi della Madonna. I colori di quel... Io l'ho vista con gli occhi quell'immagine lì, capito? Mi mettevo nel tapis-durin, camminavo, poi tornavo. Poi a un certo punto una delle guardie mi ha detto, senta padre, ma lei così che fa? Gli ha spazio anche agli altri? Certo, mi sono messo più indietro nel tapis-durin per far passare, non riuscivo ad andare via. Mamma mia, fiori cari, che cosa non è quella immagine? Sprigiona una grazia, un'energia, una pace, perché qui è questione di energia. Dicono che chi prende ora la nuova variante Omicron, a che lettera siamo arrivati? Omicron, Matao, Yupsilon, Z, quanto mancano? Quante lettere? Si sfossano e dicono che il coronavirus toglie energie. Però questo lo dicono nel frattempo anche quelli che si sono vaccinati, quindi non si capisce bene, ognuno faccia come crede. E quello che volevo dire è che hanno studiato i colori di questa Madonna
Io vi raccomanderei di avere una casa, a casa mia c'è una gigantografia, che siccome le prime volte che l'ho messa non me lo ricordo, la cosa, ma madonna, no, poi capivo che era. Allora, hanno studiato le cromature e gli scienziati hanno dovuto concludere col dire che non sono riproducibili nonostante le moltissime combinazioni tra i vari colori con i quali si è tentato di riprodurre quelle cromature. In natura non esistono queste cromature. Un'altra caratteristica, le cromature non appartengono a fibre animali, non appartengono a fibre vegetali, ma allora non si sa queste cromature, l'origine di queste, tanto che qualcuno, poi gli scienziati si lasciano andare, ha ipotizzato che fosse stata portata dai marziani, dagli UFO, pur di non dire, no? Che è stato Dio, sono stati gli UFO hanno portato l'immagine della Madonna sulla terra, capito? È un'immagine straordinaria questa. La Madonna è con le mani giunte, come vedete, ha il fiocco, ma non ce l'ha la vita, ce l'ha sul seno e si vede proprio che è una donna in gravidanza. Il mantello della Madonna è tutto pieno di stelle, sono state studiate le stelle e corrispondono alle costellazioni viste, mamma mia, io mi commuovo, viste nel mese di dicembre in Messico. A dicembre in Messico nel cielo vedono quel tipo di costellazioni che la Madonna riproduce. Ma poi ha un gusto la Madonna, vero? Andatela a guardare queste immagini. E la chiamano Morenita perché è di carnagione olivastra. La Madonna vuole dire ai messicani, a tutti i latinoamericani, io sono vostra madre, sono anche vostra madre, sono la madre di tutti i credenti, sono la madre di tutti gli uomini. Non sto io qui che sono tua madre? Non forse non sono qui io che sono tua madre? C'è un proverbio indiano che dice che quando sorridiamo si attivano, mi pare, un centinaio di muscoli, lo sapevate? Sul volto. Ecco, è un proverbio vero. Quanta gente sorride ormai poco, ma se proprio non riusciamo a sorridere, visti i tempi che viviamo, non lasciamoci rubare la speranza, figlio di caro. E così ci prepariamo al Natale, camminiamo speditamente ormai verso quella notte santa nella quale Maria, come scrivo nel mio libro, in un'estasi d'amore, quindi non nelle doglie del parto gridando, non c'è versamento di sangue, non c'è rottura di membrane, è un mistero da adorare. Gesù passa attraverso il grembo di Maria lasciandolo integro e virginale. E già nel IV secolo si dice, ma com'è possibile che una donna rimanga vergine dopo aver partorito? E San Girolamo diceva, a quel Dio cui non è stato impossibile aprire le acque del Mar Rosso per poi richiuderle e portarle al loro posto, non poteva altrimenti essere impossibile aprire il grembo di Maria e ricomporlo in maniera virginale. E San Gregorio, sempre di fronte a questa cosa, come è possibile che una donna partorisca e rimanga vergine? Diceva, a quel Dio che è uscito dal sepolcro intatto, non era impossibile, lui che passava attraverso le porte, lasciandole intatte, che passasse dal grembo di Maria violandolo. E così è quella la notte in cui la Madonna, in un'estasi di grazia, in un'esplosione di luce, quello è veramente il Big Bang della redenzione, in preghiera vede il bambino che esce da lei in maniera mistica. Adoriamo questo mistero. Dio ha voluto che ci fosse, come c'era il Santa Santoro, ricordate che c'era il velo del Tempio, si chiama così, erano delle stoffe pregiate che coprivano la stanza dell'Arca dell'Alleanza, cioè la stanza già era interna, ma poi gli ebrei non dovevano neanche guardare la stanza, quindi c'erano delle tende, va bene, chiamiamole così, delle tende pregiatissime poste dinanzi, ecco, Dio ha messo come delle tende dinanzi al parto virginale Maria. È un affare che non possiamo sondare, non possiamo, per quanto ci proviamo, capire cosa è avvenuto in quei momenti,
Non siamo solo come i pastori, come i magi, come San Giuseppe, inginocchiarci e adorare il mistero di un Dio, figlioli cari, che per amor nostro ha lasciato i cieli ed è fatto piccolo, è venuto in mezzo a noi. Per questo San Francesco ha voluto rappresentare il Natale, il presepio, per dire a tutti: guardate il Signore quanto ci ha amato. Di fronte a questo amore potremo ancora tenere il cuore chiuso? Di fronte a questo amore che Gesù è venuto a darci, potremo ancora rimanere col cuore arido? Possa la Madonna Santissima, l'Immacolata, darci la gioia per andare avanti e affrontare questo tempo di prova con gli occhi e il cuore rivolti a colui che, come figlio di Dio, si è fatto carne, è nato a Betlemme povero ed è morto sulla croce risorgendo per dare a tutti noi la salvezza eterna. Laudetur Iesus Christus.